Qui Liberi TV in collaborazione con l'Audio di Catanzaro. Abbiamo ricevuto alcune notizie riguardante comunque la situazione dei mezzi di trasporto, in quanto sono pieni e lasciano comunque studenti alle pensiline e fanno ritardo a lezioni e saltano esami. Qual è la tua esperienza personale? Io l'altro giorno avevo lezione alle 2, dovevo prendere il pullman dell'1:30, il pullman non è passato, abbiamo aspettato fino alle 3:15 e non è passato nessun pullman. Poi giustamente me ne sono andata a casa perché non avevo perso ormai la lezione e non ne valeva la pena più andare. Eccolo qua. Non è possibile. Dai, è pieno? È pienissimo, si vede. Non è un problema. Giulia, dove vai? Sì, va, entra. Non si può entrare. No, nel senso. Sì, sì. Arriva l'altro. Riprendi, riprendi. Guarda, entra e c'è tanto di solistare. Ah sì, quasi. Attenzione. Proprio non si può entrare. Beh, io penso che le immagini comunque sono abbastanza chiare. Il problema è che gli autobus sono pochi e quando arrivano sono già pieni, ma penso che già a Giovino si riempono e uno non riesce proprio ad entrare. Quindi o rimane qui fermo, impalato e aspetta un'ora e mezza, oppure, non lo so, chiede passaggi in macchina a colleghi, se no se ne torna a casa direttamente. Beh, è capitato un bel po' di volte che sono arrivato tipo 20-30 minuti in ritardo, ma soprattutto all'inizio di quest'anno. Beh, diciamo i pullman sono abbastanza puntuali, andrebbe aumentato semplicemente il numero. Basterebbero tipo ad esempio della linea 1 che passa da qua, un altro paio di pullman giusto per smaltire meglio, però come orari diciamo non sono problemi in particolare. Diciamo andrebbe assunto personale per il servizio, secondo me. I trasporti sono una vergogna, qui i ragazzi la mattina devono andare a scuola e non ci sono i mezzi. Chiedete a loro, sono 20 minuti che aspettiamo la mattina, non ne possiamo più. Le lezioni iniziano e non c'è mai nessuno, è una vergogna, è una vergogna. Allora, sono sento quando studiate tutto pieno di pullman, perché manca pochi pullman, anche no, vengono, fermano tardi, andando in studio, anche persone in generale vanno al lavoro, non ci trovano pullman stesso orario, sempre difficoltà, sempre tanti problemi. Anche io sono a Stanelli, ho visto già tanti problemi, perché pieno di studenti mancano tutti le fori, ancora circondo il pullman, noi siamo come andare di più a orario per giusto te, per lavori. Se perdi l'autobus no dai. Pure questo è pieno. No, questo. No, questo no. Vai. Qui Liberi TV in collaborazione con l'Audio di Catanzaro. Abbiamo ricevuto alcune notizie da parte degli studenti che si sono lamentati del servizio dei mezzi di trasporto, in quanto comunque a prima mattina sono veramente pieni e gli studenti rimangono comunque nelle pensiline facendo ritardi a lezioni o saltando addirittura esami. Qual è il suo consiglio per risolvere questa situazione? Allora, l'azienda si è aggiornata a mettere più corse alle 8 di mattina. Uno l'ha messo su internet alle 8 come orario, un altro parte alle 8 in supporto,
Poi ci sono alle 8.05, 8.20, 8.40. Purtroppo se alla fermata delle 8 ci sono 1.000 persone, l'azienda non riesce a poterli portare tutti ad un colpo. Giustamente c'è la corsa in cui magari ci sono 200 ragazzi, c'è la corsa successiva che magari ce ne sono 30. Il problema è solo questo qua. Poi magari Lido adesso sono tutti sbarcati a Catanzaro Lido come abitazione, per esempio la corsa che viene di là, linea 4, linea 5, di là non la prende nessuno. Sono altre due linee a distanza di 100 metri che di là purtroppo girano vuoti. Ci sono state alcune notizie di alcuni studenti appunto su queste linee. Sì, ma adesso non ci sono più, perché vede, il problema adesso non rimane nessuno alle fermate. Magari un mese fa, prima che noi adottassimo questo sistema degli autobus in supporto, c'era, adesso non ce ne sono più. Adesso è partito il terzo autobus, il quarto è già partito da un quarto d'ora e sta per arrivare, non penso che il problema lo studente ce l'ha ancora. Diciamo che al 99% l'abbiamo risolto. È legato tutto al numero delle persone. In università lì all'ospedale c'è stato un corso di infermieristica, in azienda non ha comunicato nessuno di questo corso, siamo stati noi verificatori e altri dirigenti che la mattina sono con noi a capire che c'era un afflusso di persone in più e hanno messo delle corse, però l'azienda non ha avuto nessuna segnalazione né da parte dell'ospedale né da parte di nessuno. Questo è tutto. Vogliamo andare? No vabbè, questo è pieno. No, questo è pieno. Non dice niente. Non dice niente, però comunque veramente questo è veramente pieno. Anche questo è pieno. Questo è pienino, no? Pieno. Se ci fossero state altre decisioni di qua non sarebbe entrato. Guarda, questi qua rimangono. Smentito E certo. Ma perché ci vuole anche comunque secondo me la situazione. Cioè guarda. Ma se quelle rimangono le interviste su. No, non è pieno, c'entrano persone, ma non siamo sardine, siamo persone. No, raga, non sanno proprio organizzare le cose. Costo di ucciderle. Ha capito? Cioè li trattano come sardine e non come persone, secondo me. Questo giorno sarebbe carino. Anziano? Basta sapersi stringere. No, sono qui, Ci troviamo a Catanzaro, Germaneto, siamo a pochi metri in linea d'aria dall'Università Magna Grecia di Catanzaro, appunto, la cittadella regionale, la nuova sede della giunta regionale, che sarà diciamo il cuore politico della Calabria, e oltre quella collina l'Università di Catanzaro. Questa è una stazione nuovissima, una stazione realizzata da pochi anni, è una stazione sulla quale, diciamo, un tratto binario sulla quale i treni non circolano, perché l'unico treno previsto partirà alle 14 e raggiungerà Lamezia Terme. È una tratta che va da Lamezia Terme a Catanzaro Lido, potrebbe servire benissimo gli studenti universitari, così come tutti i pendolari che si recheranno a lavorare nella regione Calabria o si recheranno alla regione Calabria per vari motivi, e invece insomma è versa in uno stato di degrado e di abbandono da diversi anni.